Lei ha presentato un question time in aula, si parla di IT perché ha venduto spazi pubblicitari a Fico. Che cosa avete chiesto? Sì, abbiamo sostanzialmente scoperto l'ennesimo favore a questa attività imprenditoriale privata che riguarda appunto la vendita di pubblicità su 4 degli autobus che Tiper ha messo a disposizione di Fico, autobus che ricordo sono stati finanziati con i soldi dei cittadini, con i soldi della regione e di Tiper, che è comunque una società partecipata dal pubblico, e quello che abbiamo scoperto è che sostanzialmente gli è stato fatto un prestito di favore. È stato detto che questi soldi sono stati pagati, in realtà ancora no, si parla di 40.000 euro senza nessun accordo scritto. Quindi non sono ancora stati pagati questi 40.000 euro? Okay. No, tanto che io sospetto addirittura che questo servizio, che non si volesse addirittura regalarglielo questo servizio, perché noi ci siamo interessati alla vicenda e adesso scopriamo che c'è un'intesa commerciale di carattere verbale. A noi ci sembra una gestione abbastanza assurda per una società partecipata da soci pubblici. Queste cose non accadono neanche nel privato e ci meravigliamo che accadano nel pubblico. E poi, ripeto, è un prestito di favore perché Tiper si avvale di un concessionario che si chiama IGP Deco. IGP Deco ha un listino prezzi che fa per tutte le imprese private, qualunque, qualsiasi voglia avvalersi di questo servizio, e i prezzi per un autobus normale, non doppio come sono i Ficobus, per 12 mesi è di poco meno di 20.000 euro. Quindi a Fico e a Farinetti è stato fatto addirittura il 50% di sconto senza nessun accordo scritto. Ed è una cosa, a mio avviso, molto grave, perché non avendo nessuna pezza d'appoggio, io non so nel caso in cui, per esempio, per assurdo Farinetti decidesse di non pagare o sostenesse che il prestito non era 40.000 ma era 35, noi Tiper non ha nessuna pezza d'appoggio per rivendicare quell'importo. È una gestione che non può esistere per una società partecipata dal pubblico e quindi con soldi nostri. In più, le abbiamo anche fatto rilevare che questi autobus stanno viaggiando vuoti. Ultimi dati ci dicono che siamo passati da 6 persone a 4 persone a corsa su autobus che ne potrebbero trasportare 148, e in realtà questi autobus evidentemente non servono per trasportare passeggeri, ma per far circolare la pubblicità di Fico dei prezzi stracciati. Quindi voi chiedete di far immediatamente finire la sperimentazione dei Ficobus? Assolutamente sì, perché è uno spreco che deve finire. È uno spreco, ribadisco, di soldi pubblici. Se Farinetti vuole una navetta che colleghi la stazione con questo, quella che per noi è una cattedrale nel vuoto, sicuramente avrà le possibilità di pagarsi una navetta da 6 persone. Non si capisce perché dobbiamo essere noi a pagare dei mezzi che non vengono frequentati da nessuno e sono solamente uno spreco di soldi pubblici, è una cosa inconcepibile. Allora, chiarissimo, noi la ringraziamo, Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata.